È nell'indole dei felini salire sui ripiani della cucina, saltare da un mobile ad un altro, curiosando qua e là. Gli effetti di questo comportamento sono subito evidenti: graffi sul legno, divani o tende e cibo da buttare. Allora, come educare un gatto a non salire sui mobili? Basta dotarsi di un po' di pazienza e mettere in pratica alcuni accorgimenti. Scopri in questo nuovo video di Animalpedia quali. È giusto impedire al gatto di arrampicarsi? Il gatto è per natura un atleta e un arrampicatore. Questo è dovuto al fatto che i suoi antenati erano degli abili cacciatori di uova e uccelli, ma nei gatti è rimasto insito nel DNA questo istinto di doversi arrampicare sugli spazi in alto, dove, ricordando i progenitori, si sentono più al sicuro e possono avere una panoramica privilegiata su ciò che accade sotto di loro. La risposta alla domanda quindi è no. Non è giusto impedire al gatto di arrampicarsi. Infatti, se permettiamo al nostro felino di soddisfare il suo istinto, adibendo una zona all'arrampicata, eviteremo che salga su divani e tende. Mettili a disposizione un tiragraffi. Per dissuadere il nostro miccio dal salire sui mobili, sarebbe opportuno mettere a disposizione del gatto alcune valide alternative che soddisfino il suo desiderio di arrampicarsi. Ad esempio, un bel tiragraffi verticale sarà un gioco interessante che non solo gli permetterà di saltare, ma anche di affilarsi le unghie. Anche una semplice mensola vicino alla finestra è perfetta, perché il gatto potrà soddisfare la sua curiosità di guardare fuori. Scoprine di più sui vantaggi del tiragraffi verticali nel video che ti abbiamo preparato. Metti degli ostacoli. Un rimedio casalingo consiste nel posizionare dei fogli di carta da forno sul bordo dei ripiani. Quando il gatto salirà, provocherà inevitabilmente un rumore con la carta, che a lungo andare lo dissuaderà dal salire nuovamente. Un altro rimedio casalingo per dissuadere il gatto a salire sui ripiani della cucina e sui mobili in generale è mettere del nastro biadesivo. Le zampette si attaccheranno allo scotch, provocando fastidio nel gatto ed evitando che ripeta in futuro questa azione. Inoltre, se il tuo gatto si arrampica sul balcone, sul divano o sul tavolo, cerca di non accarezzarlo, ma di farlo scendere direttamente. In caso contrario, associeranno il gesto di salire su un mobile con una risposta positiva da parte tua. Come impedire a un gatto di arrampicarsi sulle tende? Per i gatti, le tende sono elementi affascinanti, quindi, per evitare che ci si arrampichino, sarà necessario renderle poco interessanti. Appendili in modo che non raggiungano il pavimento o il davanzale della finestra, in modo che l'orlo rimanga ad almeno 10 cm da terra. Puoi anche legarle impedendo così che si muovano, soprattutto se il tuo gatto è a casa da solo. E ricorda sempre di mettere a disposizione del tuo micio un'alternativa affinché possa arrampicarsi senza provocare danni. Scopri 5 giochi per far divertire il tuo gatto a casa nel video che abbiamo dedicato a questo argomento. Come impedire al gatto di arrampicarsi sulle nostre gambe? Generalmente, i gatti utilizzano le gambe del proprio umano come una scala per raggiungere tutti i punti in cui da soli non riescono ad arrivare. Infatti, è possibile notare questo comportamento soprattutto quando si è in cucina, posto in cui il micio è alla ricerca del cibo, o in bagno, quando si avvicina al lavabo. Innanzitutto, quando il gattino inizia ad arrampicarsi sulle vostre gambe, prendetelo delicatamente e mettetelo dove il gatto vuole arrivare. È necessario però che il luogo dove posizionate il micio sia un posto che gli permetterete di raggiungere anche una volta che il gatto diventi grande. In caso contrario, se non volete che il micio raggiunga quel luogo, quando prendete il gattino dalle vostre gambe, mettetelo a terra, pronunciando un no decisivo. Dopo molte volte che avete fatto ciò, il gatto capirà che in quel posto non dovrà avvicinarsi e quindi smetterà di salire sulle vostre gambe. Come impedire a un gatto di arrampicarsi sugli alberi? Se hai paura che il tuo gatto non possa più scendere da un albero, dovresti sapere che è normale che aspetti un po' prima di balzare giù. All'inizio potrebbe essere un po' titubante al momento di scendere, ma una volta imparato a saltare giù dall'albero non sarà più un problema. Se temi che il tuo micio possa scappare dal giardino a causa della posizione dell'albero, puoi posizionare una barriera fatta di foglie di alluminio o carta oleata in tutta la circonferenza del tronco di un albero per evitare che il gatto sia in grado di arrampicarvisi. Se vuoi continuare a impararne di più sul comportamento e curiosità dei gatti, non perdere la playlist che abbiamo dedicato a questo argomento. Dicci, anche il tuo gatto cerca di saltare dappertutto? Cosa fai per impedirglielo? Faccelo sapere nei commenti. Alla prossima!